Allora, questo qua è un hotel, però non un hotel comune, un hotel che ha delle estensioni che generano un po' di grana, però servono anche come forma a tutente, chiamiamola così, da questi uccellacci schifidi e virulenti che come delle faine ingrifate, soprattutto questi bambinelli del cazzo che prendono a morsi il mio hotel. Allora, i bambinelli del cazzo devono essere inseriti all'interno di un programma di virusizzazione. Due bambinelli del cazzo. Allora, bisogna proteggere prima di tutto i bambinelli del cazzo, cioè dai bambinelli del cazzo, e poi eventualmente anche dagli uccellacci schifidi. Quindi una protezione a livello base di questo tipo è una protezione a livello simmetrico, così. Allora, arrivano gli uccellacci torbidi, vedete che scorreggiano come degli asini che emanano delle sostanze olezzose di prima categoria. I bambinelli del cazzo ovviamente prendono parte a tutto questo scempio. A due insieme ne hanno due insieme. Allora, c'è qualcosa che non va con i bambinelli del cazzo. Allora, eventualmente bisogna utilizzare questi cavolo di... Allora, il torrettame li mettiamo ai lati, così si avvia una bella sparatoria. Dai con la grana, dai con la grana, rigenera la grana velocemente con la grana. Bravo, bravo, mi ha fatto fuori il bambinello del cazzo. Mettiamo protezione qui, una protezione di qua. Spaccali tutti, bravissimo. Altre protezioni, andiamo verso l'alto, così verso l'alto, grana, grazie. Vedete qua il raggiungimento, ci siamo quasi. Arrivano anche Attenzione, ci siamo quasi, arriva l'ordata su ordata, i bambinelli che cadono dai cieli. Forse ci salviamo dai bambinelli, schifosi. Dai. Oh, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Adesso voglio vedere quale altra maligneria è questa. Cosa sarebbe? Allora, inseriamo intanto questi qua ai lati perché i bambinelli del cazzo giungono prorompenti e quello è il primo rifugio. Poi inserisco questo. Non so che cavolo sia, ma lo metto, lo scopriremo solo vivendo. Mettiamo questi a protezione, uno più in alto. Ah, lancia delle super mine. Oh, straordinario. Lo proteggiamo dalle incursioni aerofile. Produci grana, produci grana. Attenzione ai bambinelli del cazzo, mi raccomando, che sono la prima fonte di ispirazione. E qua mi sa che la questione è un po' lunga, eh. Mi sa che la questione... Ragazzi, mi raccomando, centrate sempre il bersaglio perché qua le munizioni scarseggiano, soprattutto la vita. Guardate i bambinelli del cazzo inneriti! La Madonna! I bambinelli del cazzo. Non li avevo mai sentiti, eh. Conoscevo i bimbi minchia, ma i bambinelli del cazzo è una novità assoluta. Quindi bisogna, come dire, invogliare la loro conoscenza. Bene, lancia le pillole di saggezza, già che ci sono. Ti metto qui, te ne metto un altro, così abbiamo una doppia dose di pillole di saggezza. Qua abbiamo un sacco di grana, stiamo producendo un sacco di grana. Il mio hotel sta diventando sempre più micidialmente micidiale. Perfetto. Guarda l'hotel! E ci sono i bambinelli del cazzo. No, non ci sono più bambinelli del cazzo. C'erano quelli inneriti.
Però lanciando le pillole di saggezza eventualmente, non queste pillole, non queste pillole qui eventualmente, ma quelle un pochino più soft. Ecco, ci sono innerite che scorreggiano mentre volano. Possiamo notare la grana a manetta. Inseriamo la grana così a stima, perché produciamo e facciamo i points, che i points sono basilari. Inseriamo tutto, vai giù, butta giù roba così ad minchiam. Bene, ecco il bambino del cazzo nero. Non ha speranza con tutte queste mine, con tutte queste pillole di saggezza che arrivano. Attenzione, vittoria è una bella ripuletina. Quindi l'importanza della sevizia dei bambini del cazzo, perché ripeto, conoscevamo bene i bimbi minchia, ma i bambini del cazzo sono una novità assoluta nel settore, e quindi bisogna spargere la voce.